Nella semifinale playoff del girone A di eccellenza, il Club Milano terzo nella stagione regolare ospita la Solbiatese. Quarta alla Vista Vision Stadium, le squadre che hanno finito entrambe 63 punti sono state divise lo scontro diretto. Che ha favorito i milanesi, la partita sulla carta dovrebbe essere equilibrata con la variabile dei due risultati su tre a favore del club, che prova subito a farsi vedere, ma poi comincia il monologo della Solbiatese. Prima Melotti arriva sul fondo, crossa ma non trova compagni all'interno dell'area di rigore, poi ci prova Pandiani su punizione deviata, la palla va sull'esterno della rete, poi ancora Pandiani sfiora il gol olimpico direttamente da corner, nessuna deviazione, prende il palo, sul continuo dell'azione Scapinello dialoga con Torraca che rimette il pallone nei piedi del numero 10, stop e sinistro per il fantasista di Domenicali. Pallone strozzato che termina a lato, poi ancora Scapinello che prova a seminare il panico, lascia per Pandiani, conclusione del 29, centrale comoda per Monzani. Sempre Scapinello a dialogare con i compagni, questa volta il compagno con cui dialoga è Leonardi, poi prova a centrarsi per andare sul sinistro, finta per andare sul destro, poi ancora sinistro, cede a Melotti che arriva forte, calcia, però non inquadra la porta. Il numero 27 si riaccende il club con il lancio di Greco che pesca un compagno che prova il cross per Pelle che è in corna ma non c'entra la porta, non facile per Federico Pelle inquadrare lo specchio della porta da quella posizione, poi Scapinello ancora con il destro, palla contrata e facile ancora per Monzani. L'ultimo brivido del primo tempo lo corre la Solbiatese e lunga la palla per Natale, Pocchiarella olimpico e monumentale in uscita. Con le immagini andiamo nella ripresa con la Solbiatese che continua a spingere, cross di Amelotti e preda di Duke che per inviare svirgola il pallone, mette in difficoltà Monzani che però è perfetto in uscita, dopo poco ci riprova ancora una volta Scapinello servito da Torraca, il pallone uscito dal mancino del 10 termina alto, la Solbia ci prova anche con le palle inattive, schema Scapinello per Minuzzi con il numero 20 che conclude forte ma non prende lo specchio della porta. Poco dopo la svolta della gara, Pandiani insegue Locati, entra duro sul 9 del Club Milano, l'intervento è duro ma non cattivo, ma l'arbitro estrae il rosso diretto per il numero 29. A voi giudizi e commenti, con Pandiani che esce dal campo sconsolato, negli ospiti entra anche Pellini che prova a impensierire Monzani con un bel tiro da fuori, la traiettoria scende ma non fa male al numero 1 di casa. A proposito dei neoentrati, è bravo anche Beceri a calciare questa punizione, altrettanto bravo è ancora Monzani, sul continuo Scapinello serve Torraca che calcia alle stelle, ormai è praticamente solo Solbiatese con il club che si vede solo a sprazzi, qua Cocchiarella bravo in uscita su Locati. Poi da questa bella punizione di Scapinello viene fuori un altro intervento importante di Monzani che si conferma in formissima nel finale, la Solbiatese ci prova in qualsiasi maniera ma non riesce a sfondare, prima combinazione mezzotero Scapinello-Becerri con Monzani che anticipa l'11, poi ancora una volta un possesso dal basso della Solbiatese con il lancio di Touré, sponda di Novello per Scapinello che non arriva sul pallone, poi al 94esimo guardate cosa succede, calcio d'angolo di Pellini per la testa di Scapinello, il fantasista nerazzurro prende il tempo a tutti ma Monzani compie un vero e proprio miracolo, finisce 0-0 alla Vista Vision con il Club Milano che va in finale, affronterà l'Oltrepò ancora tra le mura amiche.